incontro tradizionale con i giocatori e i dirigenti, che però lascia sempre molta gioia in voi tifosi. Sì, è una bellissima abitudine che ci fa piacere continuare. Abbiamo cominciato, diciamo, con l'era Barbati 3 anni fa. Quest'anno riprendiamo. È un piacere avere qui i protagonisti della nostra passione, del nostro tempo libero, ed è bello sentire da loro e vivere soprattutto questo momento positivo della squadra, e speriamo che ovviamente possa continuare. È bello anche che sono tutti giocatori, dirigenti, sempre molto disponibili ad accogliere le vostre iniziative. Sì, ci sembra un po', mi sembra di rivivere un po' i momenti dello scorso anno, e questo spero possa essere di buon auspicio, ecco, per il prosieguo di questa stagione. Prima volta al club fedelissimi, quale emozione? No, vabbè, bellissima esperienza, soprattutto vedendo tutte queste persone, diciamo, anziane, senza manca di rispetto, che mi hanno mostrato e illustrato tanti anni di fanfulla, tanti anni di storia, bellissima, perché comunque tante cose non ne sapevo. Pensare, vabbè, ho visto anche le immagini del mio mister, come era giovane, ho visto Silvio Della Giovanna, e poi ho visto anche foto in Serie B fanfulla a Roma, per cui devo dire che qui c'è davvero tanta storia di fanfulla. Direttore, anche un invito: vedere tutte queste foto con Roma, Bologna, bisogna portarli quindi in Serie A? No, bisogna dire che sicuramente è una dimostrazione in più dell'importanza della società, e questo sicuramente ti dà le motivazioni a cercare di fare sempre meglio. Sei di Lodi, è un'emozione particolare venire qua dai fedelissimi? Sì, è un'emozione particolare comunque essere di Lodi, non aver mai visto questo posto, questa gente qua che c'è da tanto tempo, che ha visto i migliori anni del fanfulla, e esserci qua è una bella esperienza, e da sicurezza a una squadra che cerca di far bene e di salvarsi quest'anno. Adesso ti aspettiamo tutti in campo. Ma speriamo di dare il nostro contributo. Hai giocato in piazze importanti tu nella tua carriera, ma un clima così familiare l'hai mai vissuto? No, è vero, è molto bello essere qui stasera, e fa piacere l'affetto che c'è da parte della città, da parte di tutti i tifosi, e speriamo con le nostre prestazioni di riuscire a coinvolgere ancora più gente e ripagare tutto questo affetto. A Barzotti hanno chiesto il gol, tu non farlo fare agli avversari, poi se viene anche a te meglio ancora. Sì, no, l'importante per me è sicuramente non riuscire a non subire gol durante la partita, poi se riusciamo anche a fare qualche gol ogni tanto non sarebbe male. Marzo, una bella serata con tanti tifosi, un modo per cementare il legame. Sì, no, bello vedere tante persone che comunque stanno dietro alla squadra. Lodi comunque sia una provincia, quindi c'è tanta gente che magari anche con i risultati si viene fuori e fa vedere che è presente che tifa fanfulla, ecco. Domenica per forza devi segnare, te l'hanno chiesto, deve arrivare il primo gol. Deve arrivare il primo gol, sì, dai, sì, lo si aspetta oramai. È chiaro che comunque sì, i risultati sono importanti, e il bello è che nonostante magari io non stia segnando, che in attacco stiamo segnando meno, siamo comunque un ottimo attacco in classifica e riusciamo a vincere, che alla fine è la cosa più importante.